ragazze, ciao ragazzi, oggi finalmente nuovo video da dedicare all'argomento narcisismo e vi faccio finalmente il video che vi avevo promesso in cui vi parlo delle differenze tra narcisismo overt e narcisismo covert. Prima di iniziare voglio fare una piccola parentesi: se non avete ancora visto i miei video che ho già fatto sul narcisismo, ve li linkerò qua sotto nel box informazioni, perché se vedete prima quelli capirete meglio questo. Penso che sia molto importante fare questo video perché pochi conoscono la tipologia di narcisismo covert e quindi è importante spiegare le differenze, e faccio questo video principalmente anche se per me è molto difficile filmare questi video sul narcisismo perché ripercorro cose del passato che ovviamente mi fanno venire in mente ricordi non piacevoli, però lo faccio perché se io avessi avuto queste informazioni, se io avessi saputo determinate cose in passato, mi sarei risparmiata tanta sofferenza. Quindi quello che cerco di fare con i miei video è di informare e di cercare di evitare che altri possano passare quello che ho passato io, e dico altri e non altre perché il narcisismo patologico può esserci anche nelle donne, non solo negli uomini, che c'è questa cosa che si pensa che sia solo negli uomini, non è così. C'è anche in più piccola percentuale rispetto agli uomini, ma esiste anche nelle donne. Un'altra piccola parentesi voglio fare ancora prima di iniziare, anche se l'ho fatta anche negli altri video, è che il narcisismo è presente su una scala, ok? Quindi ci possono essere determinate tendenze in alcune persone, ma non è detto che siano dei narcisisti patologici, che sia una patologia, un disturbo della personalità. C'è anche un narcisismo sano, ma qui si sta parlando appunto del patologico, di quando diventa una patologia. Quindi prima parliamo del narcisista overt, che è quello più classico, e poi parleremo del narcisista covert, anche se ci sono un sacco di altre tipologie di narcisista, ma queste sono le due più, diciamo, comuni. Il narcisista overt è molto semplice da vedere, nel senso che non fanno nulla per nascondere il loro senso di grandiosità, il loro senso di che gli sia tutto dovuto, non nascondono il fatto che hanno quest'idea di loro di essere migliori di tutti gli altri. Il narcisista overt è il classico che ti dice io sono capace di fare tutto, anche se poi non è così. Il narcisista overt è il classico che ti dice io non ho bisogno di nessuno, anche se poi non è così. Sono persone che in modo molto aperto ti fanno capire che per loro non vali nulla, sono persone che tendono a insultare, alzare molto la voce, e sono, ed è il tipo di narcisista che arriva anche alla violenza fisica. E qui vi ricordo che tutti gli psicopatici sono narcisisti, non tutti i narcisisti diventano psicopatici, ma tutti gli psicopatici sono anche narcisisti, quindi state attenti, non sottovalutate, ok, piccola parentesi. Il narcisista overt tende a non nascondere le proprie emozioni, quindi visto che le emozioni che hanno i narcisisti sono emozioni tendenzialmente negative, loro però non fanno nulla per nasconderle, quindi rabbia, gelosia, invidia, rancore, tutte queste emozioni le fanno vedere subito, e anzi non si fanno nessun tipo di problema. Nel senso, un narcisista overt e arrabbiato grida, urla, spacca cose, insulta in modo molto molto pesante. Sono persone che non nascondono, anche quando si parla di una compagnia di amici oppure sul posto di lavoro eccetera, i narcisisti overt di solito sono quelli che si fanno riconoscere, ok, come la persona con un brutto carattere. Sono i classici che si dice ah, quello è un brutto carattere, lascialo perdere, che non si sa mai, ok. Questi sono i narcisisti overt, e appunto purtroppo molto spesso arrivano anche alla violenza fisica. Sono, per certi versi, sono più pericolosi rispetto ai narcisisti covert, ma non necessariamente, e poi vi spiegherò perché. E proprio grazie a queste manie di grandezza che hanno, quest'idea delirante del sé che hanno nella loro mente, possono anche arrivare ad avere posizioni molto alte nell'ambito lavorativo, quindi spesso può essere il capo, ok? Quindi sono persone che credono profondamente di meritarsi più degli altri e non fanno nulla per nasconderlo agli altri, non fanno nulla per nascondere quello che sono agli altri. Quindi per certi versi possiamo riconoscere questi campanelli d'allarme e allontanarci. Quindi
sono sì molto pericolosi perché appunto possono arrivare alla violenza fisica, possono arrivare a fare cose molto gravi, però possiamo anche riconoscerli molto molto facilmente. Arriviamo invece al narcisista covert. E io personalmente pensavo, dopo aver avuto a che fare con un narcisista overt, che quindi si vedeva, eccetera, mi sono detto, ok, ho capito, esistono persone così, ho capito quali sono i campanelli di allarme per riconoscere una persona del genere, non mi capiterà mai più. E poi nella mia vita ho anche evitato questo genere di persona, ok? Non sapevo però che esiste anche un'altra tipologia che è il narcisista covert. E per mia, non solo mia, ma anche io penso questo, penso che per molti versi sia più pericoloso rispetto al narcisista overt. Perché? Perché il narcisista covert, quando lo incontri, quando lo conosci, ti sembra una persona, anzi, non dirò ti sembra, fa di tutto per sembrare, ok? Perché queste sono persone che recitano una parte per tutta la loro vita, ok? Quindi quando incontrano una persona, mettono subito sulla maschera e cercano di, ok, cercano di comportarsi come pensano che gli altri si comporterebbero, ok? Quindi loro studiano tutta la vita le emozioni degli altri e le reazioni degli altri e le mimano, ok? Il narcisista covert è una persona che fa di tutto per sembrarti sensibile, è una persona che fa di tutto per sembrarti buona, empatica, è una persona che molto spesso magari fa anche dei bei gesti per gli altri, quindi tu pensi che sia una persona generosa, peccato che quei gesti li fanno solo quando sono osservati, perché il loro obiettivo non è quello di aiutare qualcuno, ma il loro obiettivo è quello di fare bella figura. Ma questo è un altro discorso. In linea generale, il narcisista covert, appunto, inizialmente ti frega perché? Perché tu pensi che sia una persona, almeno io per esempio, pensavo fosse una persona molto simile a me, cioè quindi una persona sensibile, una persona empatica, una persona che non ti farà mai soffrire, anzi, sono persone che soffrono, mo, i narcisisti in generale tutti soffrono molto, ma il narcisista covert lo vedi come una persona, è brutto da dire, ma da salvare, e quindi dobbiamo toglierci veramente questa cosa di fare le croce rossine noi, ma è una persona che ti può sembrare anche quasi depressa, quindi molto triste. Queste sono le persone che hanno le stesse, hanno, ok, sono sempre narcisisti, quindi hanno le stesse identiche manie di grandezza, sogni deliranti come il narcisista overt, ma il narcisista covert di queste cose si vergogna e non le fa vedere. La differenza sta nel fatto che il narcisista covert è convinto che il suo non successo, perché molto spesso non riescono ad ottenere quello che vogliono nella vita, il narcisista covert è convinto che se non riesce ad ottenere quello che vuole nella vita, la colpa è degli altri. Ed è una cosa che ti dice anche molto apertamente. A me diceva, io ho sempre dovuto lavorare più degli altri, per ottenere meno degli altri, gli altri hanno sempre più cose rispetto a me, gli altri non si meritano quello che hanno, io me lo meriterei. Ma te lo dice in modo per suscitare pena in te, ok? Ed è così che ti rinchiudono nella loro trappola, perché tu sei convinto di avere a che fare con una persona che è innocua. In ogni caso è una persona che non ti farà del male, perché comunque è sensibile, empatica, eccetera, 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 eccetera. Il problema del narcisista covert è che, così come il narcisista overt, perché anche loro all'inizio c'è tutto il love bombing, tutta la fase in cui loro sono i principi azzurri e ti salveranno non so da cosa, però il narcisista covert è molto più diverso davanti agli altri rispetto a porte chiuse, nel senso che il narcisista covert è la classica persona che tutti gli amici, tutti sul posto di lavoro, non hanno la più pallida idea di chi quella persona sia in realtà, perché tengono su questa maschera di persona sensibile, buona, empatica, eccetera, 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 che tolgono soltanto a porte chiuse
con la povera vittima che hanno scelto, che può essere spesso è il partner, ma può essere fratello, sorella, figlio, nipote, insomma, i narcisisti ovviamente possiamo averli in famiglia, possiamo averli sul posto di lavoro, possiamo averli nelle amicizie, possiamo incontrarli in amore, eccetera, eccetera. Quindi sono persone che, ed è anche molto difficile poi cercare di spiegarlo agli altri, perché nessuno potrebbe mai crederti che quella persona sia in verità così. Oh, mi sa che Gatto Denver vuole uscire, aspettate un attimo. Sei narcisista overt, non si fa nessun tipo di problema nell'insultarti, offendere te, tutta la tua famiglia con parole orribili, e appunto a volte arriva anche alle mani, ma non è necessariamente detto. Il narcisista covert è molto più scaltro, molto più furbo, perché punta sulle tue insicurezze, ma in modo molto sottile, in modo quasi impercettibile. E so benissimo che cosa significa, mi vengono i brividi se solo ci ripenso, ma ti studia talmente bene fino a quando conosce i tuoi punti deboli, le tue insicurezze. E piano 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 ti instaura, ti mette quella pulce nell'orecchio, ti instaura quel dubbio che è così difficile da togliere anche dopo una relazione, lo so, ma è possibile, ragazze. Ti instaura quel piccolo dubbio su te stessa che non sai nemmeno tu da dove arriva, ok? Sono i piccoli tentativi di sminuirti senza fartelo capire apertamente. Questo ha lo stesso identico risultato di quello che ti fa un narcisista overt, solo che loro lo fanno in modo molto, appunto, quasi impercettibile, in modo da, perché sono dei vigliacchi, quindi vogliono farti del male, vogliono annientarti come persona, vogliono instaurarti tutti i dubbi del mondo e toglierti tutta la tua autostima, ma vogliono farlo senza che tu te ne accorga, in modo che tu non possa poi dirgli: guarda, hai fatto questo, ok? I narcisisti covert sono molto più vigliacchi, hanno molta più paura. Il problema è che, appunto, se i narcisisti overt è, se un narcisista overt è un lupo travestito da lupo, lo vedi che è un lupo, è un predatore, ok? I narcisisti covert sono lupi travestiti da pecorella. È proprio per questo che anche quando sei nella situazione è estremamente difficile riuscire a mettere il focus, ed è estremamente difficile riuscire a capire cosa esattamente sta facendo, perché sono estremamente bravi nel manipolarti, sono perché hanno tanta esperienza, ok? Sono estremamente bravi nel farti venire dubbi e tu non sai nemmeno come hanno fatto a metterteli in testa. Quindi usano paroline, buttate lì, cose dette a metà, sguardi che ti fulminano ma senza dire nulla. Molto spesso il trattamento del silenzio, che è una cosa che di solito il narcisista overt non fa, perché non si tengono dentro le proprie emozioni, sbottano, quindi esplodo. Il narcisista overt esplode e ti dice di tutto. Il narcisista covert invece molto spesso per punirti usa il trattamento del silenzio, quindi non ti rivolge la parola per un sacco di tempo perché sa che tu così stai male, ma non capisci che cosa sta succedendo, perché appunto non esprime quello che prova. Quindi si comportano in modo molto passivo-aggressivo. Il narcisista covert è estremamente passivo-aggressivo, quindi ti faccio del male, ma in modo passivo, in modo che tu non te ne accorga quasi, e in modo che tu non possa poi appunto venirmelo a rinfacciare. Quindi il narcisista covert è molto più pericoloso perché tu non ti rendi conto di avere a che fare con una persona del genere. Tu pensi di avere a che fare con una persona che è timida, che ha le sue insicurezze, che tutto sommato è una persona di buon cuore, quando sono semplicemente molto più bravi a nasconderlo. Quindi se un narcisista overt magari può arrivare, raccontare tutte le cose meravigliose che fa perché vuole l'ammirazione degli altri, ok? Di un pubblico, perché l'immagine per loro è tutto, non è quello che sono davvero, è l'immagine che danno agli altri, figuriamoci. Mentre il narcisista covert può addirittura sminuire le cose che fa perché? Perché vuole fare pena agli altri, vuole scaturire negli altri quel senso di oh, poverino, ed è esattamente così che riesce ad evitare tutte le punizioni per quello che fa durante la vita. Perché sono sempre quelli che sembrano i non colpevoli, sono sempre quelli che sembrano troppo buoni,
troppo sensibili per poter fare una cosa del genere, quando appunto, quando poi ci hai a che fare a tu per tu, quindi quando sei solo con il narcisista covert, la persona cambia completamente e fa quasi paura a vedere questo cambiamento, perché ad esempio se fuori con gli altri è una persona che è allegra, ride, scherza, fa battute, ad esempio con te può essere una persona che non sorride mai, che non scherza mai, che anzi cerca il problema, cerca il litigio. Il narcisista covert è quello che più cova invidia verso gli altri, è quello che più cova questo tipo di emozioni, perché è convinto che il loro non successo sia dovuto agli altri. I narcisisti covert provano anche piacere nell'instaurare dubbi, nell'instaurare insicurezza negli altri. È una cosa che gli piace, è una cosa che cercano di prolungare quanto possono, perché sanno benissimo che dopo la fase della confusione arriva la fase in cui uno si rende conto. A loro piace creare dubbi, perché più dubbi riescono a crearti, più insicurezze riescono a crearti, meglio riusciranno loro a manipolarti. E se entrambi i narcisisti, sia quello covert che quello overt, cerca prede facili, quindi persone molto sensibili, molto empatiche, molto pazienti, che quindi tollereranno tutto lo schifo che ti faranno, il narcisista covert si concentra ancora di più nel trovare una persona del genere, perché per loro è molto importante trovare una persona che si porrà dei dubbi sulle proprie percezioni, ok? Se il narcisista overt non fa nulla per nascondere che tipo di persona è e non si pone il minimo problema se a te questo va bene o non va bene, il narcisista covert invece cerca in tutti i modi di non farsi scoprire. C'è una cosa però che voglio menzionare, perché il narcisista covert molto spesso, non sempre, ma molto spesso quando viene scoperto diventa un narcisista overt, quindi nel momento in cui si rende conto di essere stato scoperto, la persona non ci sta più al gioco e cambia, da lì in poi diventano narcisisti overt, quindi alzano la voce, cominciano a dirti cose che non ti hanno mai detto prima, cioè escono proprio, tolgono la maschera ed esplodono, ok? Mi è capitato e quella è la conferma più grande che puoi avere, però non è sempre detto che arrivi. Il narcisista covert può anche essere semplicemente una persona che si allontana trovando una nuova vittima, e una cosa non esclude l'altra, ovviamente. Molto spesso se abbandonano una vittima significa che ne hanno già un'altra che stanno cucinando, che stanno manipolando, ok? Entrambe le tipologie, però il narcisista covert cerca fino all'ultimo di tenere la maschera su. Quando si rendono conto che ormai la maschera è bella che è andata, eccetera, possono diventare overt, possono avere tutte le caratteristiche di cui vi ho parlato prima, però solo nel momento in cui sanno che il rapporto con quella persona finisce. I narcisisti covert, tra l'altro, piccola curiosità che ho sentito, non è una cosa che viene da me, ma ha molto molto senso. I narcisisti covert sono quelli che sui social media arrivano ed insultano gli altri, e sono però sempre gli stessi che nella vita direbbero a quelli che li conoscono: ma chi è che si mette a fare cose del genere, mamma mia che pena per queste persone. Però poi quando arrivano a casa sfogano tutta la loro frustrazione, proprio perché covano queste emozioni negative e devono farle uscire in qualche modo. Quindi se non hanno nessuno su cui sfogarsi, molto spesso portano queste loro frustrazioni su internet e provano un minimo piacere, perché purtroppo queste persone provano piacere nel far provare dolore agli altri, o nel si sentono elevate se riescono a sminuire gli altri, purtroppo. E quindi su internet cercano di fare questo, magari vedono una persona di successo, eccetera, la loro invidia è talmente forte, loro pensano: ah, questa persona non si merita quello che ha, io me lo meriterei. Quindi cosa fanno? Stanno lì a scrivere quei commenti che tutti conosciamo. Con un narcisista covert tutto è competizione, anche con il proprio partner sono costantemente in competizione. Lo so che per una relazione normale queste cose sono allucinanti, però
purtroppo molto tristemente è così, loro competono costantemente con il proprio partner, hanno questa cosa nella testa che sono in competizione con tutti nella loro vita. Sono quelli che ti dicono costantemente: sai quante volte è successo a me questo? Sapessi quante volte? Quindi tendono sempre a sminuire perché loro hanno sofferto di più. Loro hanno patito di più, loro sono le eterne vittime, sono le eterne vittime che però non si guarderanno mai dentro e non capiranno mai perché non hanno avuto successo, perché hanno le sensazioni che hanno. Sono persone che danno la colpa agli altri per tutti i loro mancati successi. E per quanto mi riguarda, se posso dirvi la verità, penso onestamente che il narcisista covert, seppure sia quello che raramente arriva alle mani, ok? Sono raramente persone, fanno cose che ti fanno capire che se vogliono alle mani arrivano, ok? Quindi ti minacciano in certi modi, sempre molto passivi, aggressivi, facendolo nascondere, cioè nascondendo il tutto come un gioco, ok? Potrei farvi degli esempi, ma lasciamo perdere. Ma penso che questa tipologia di narcisismo sia la più pericolosa proprio perché non ti rendi conto della persona con cui hai a che fare fino a quando ci sei dentro, non fino al collo, peggio. Quindi questo è quanto per il video di oggi, che spero vi sia piaciuto. Naturalmente, come al solito, se avete domande lasciatemele nei commenti, cerco sempre di rispondere a tutti, in particolar modo su queste tipologie di video, insomma, ci sono, vi rispondo. Fatemi sapere e mi piacerebbe anche che, ve lo dico sempre quando faccio video su questo tema, vorrei che poteste anche parlare tra di voi nei commenti, quindi aiutatevi tra di voi. Se c'è qualcuno che ha bisogno di un consiglio e se qualcun altro ci è già passato, aiutiamoci ragazzi, perché l'informazione e le esperienze degli altri possono veramente fare tanto per evitare che noi stessi passiamo attraverso le stesse identiche cose. Quindi questo è quanto, vi do un bacio gigantesco, vi abbraccio forte, 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 forte. Questo è l'ultimo video della settimana, quindi io vi aspetto lunedì con un nuovo video, sempre puntuale alle 17:30. Buon weekend! Ciao!